Coronavirus, ricostruita la mutazione dal pipistrello all'uomo. Scampia oltre Gomorra. Il coronavirus contagia l'economia italiana. Dal pipistrello all'uomo e non dal pangolino, un formichiere, si sarebbe trasmesso così il coronavirus, la straordinaria scoperta della mutazione genetica che ha trasformato il coronavirus dagli animali selvatici in un virus umano, adatto cioè al nostro organismo e capace di colpirlo, la si deve al gruppo di statistica medica ed epidemiologica molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma, diretto da Massimo Ciccozzi. Lo incontriamo nel laboratorio in cui da giorni vive con il suo team. È un coronavirus animale e lui fa parte del pipistrello, normalmente sta nel pipistrello, sta nel cane, sta in tanti animali. Cosa succede? Che nel tempo lui prova a fare delle mutazioni, poi per caso fa una mutazione che gli permette di fare proprio il salto di specie, cioè fa una mutazione che va a riconoscere dei recettori particolari, cioè sulla cellula respiratoria. È come un gioco di chiave serratura, no? È come se lui avesse tante chiavi e ogni tanto ne prova una, però non trova la serratura giusta, fino a che nel tempo, ma parliamo di anni, ha trovato la serratura giusta, ha infilato la chiave, ha aperto e ha innescato l'epidemia. Quindi il recettore è questa serratura. Una scoperta preziosa questa, quella del salto dal pipistrello all'uomo, che darà una mano a capire in che modo si muove l'epidemia e a lavorare a un vaccino efficace, fatta a tempo di record dalla squadra del professore e in particolare dal più giovane dei suoi componenti, Domenico Benvenuto, studente del sesto anno di medicina e chirurgia e primo firmatario della ricerca che ha identificato la mutazione. È un albero filogenetico. Immaginiamolo come se fosse un albero genealogico del coronavirus, cioè ti dice da dove deriva, dal progenitore, eccetera, eccetera, il papà, i nonni, i trisnonni, eccetera. Dobbiamo andare indietro a leggerlo. In questa parte vediamo tre genomi completi di pipistrelli che girano in Cina. Questi tre pipistrelli cosa fanno? Seguiamo i rami e arrivano a questo triangolo che, se noi lo andiamo ad esplodere, abbiamo tutte le sequenze genomiche dell'epidemia in Cina, isolate chiaramente dalle persone infette. Ora, è chiaro che il passaggio è dal pipistrello all'uomo e avviene più o meno, abbiamo detto, prima di Natale, la seconda settimana di dicembre. Vedete, questa è la prima persona che si infetta da coronavirus dato dal pipistrello, perché è la prima sequenza genomica di questa persona. Da qui si innesca, vedete, l'epidemia andando a trasmettersi per contatto persona a persona tramite respiro e tramite colpi di tosse, tramite starnuti, cioè per via diretta. Ma come è avvenuto il salto di specie dal pipistrello all'uomo? Dove e quando? Diciamo che prima di Natale è successo questo salto di specie. L'ipotesi che facciamo noi è nei vet market, cioè nei mercati dove loro vendono animali vivi, perché è una loro usanza, un loro modo di essere, di mangiare la carne. Non hanno probabilmente, specialmente in certi luoghi, non hanno corrente, quindi non hanno frigoriferi per forza, quindi devono vendere animali vivi. E li macellano lì per lì. Ora, chiaramente si imbrattano le mani di sangue, quindi probabilmente questo virus è passato tramite sangue e poi è andato in circolo, ha riconosciuto queste cellule con questo recettore, questa famosa serratura, è entrato e ha cominciato ad innescare l'epidemia. Ora però, spiega Ciccozzi, il contagio è tra le persone e in risposta alle pressioni che subisce da parte del nostro sistema immunitario potrebbe mutare ancora, magari sviluppando una maggiore patogenicità, ma quando finirà? Non lo sappiamo perché è un virus nuovo, stiamo imparando a conoscerlo adesso, lo stiamo studiando ora e siamo in finestra, per modo di dire, aspettiamo almeno un paio di settimane, vediamo se le nostre misure preventive adottate secondo quelli che sono i criteri del Ministero della Salute funzionano. Per ora stanno funzionando, speriamo che continuino. Diciamo che tra un paio di settimane possiamo tracciare un attimo il punto della situazione.
Come tutti i virus, anche il Covid-19 cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il sistema immunitario ospite, ma il fatto che si sia trasmesso tramite gli animali selvatici, e non è l'unico, desta grande preoccupazione in tutta la comunità internazionale. In molti casi i pipistrelli sono degli ospiti di virus che poi arrivano anche all'uomo. Noi sappiamo da sempre che più del 60% delle malattie che arrivano all'uomo passano attraverso animali, anche animali selvatici. Pensiamo soltanto alla rabbia, ma anche a Ebola, alla dengue, alla febbre gialla. E sono vere e proprie epidemie causate da un comportamento errato che ha l'umanità sul pianeta. Non è proprio un caso, infatti, che la Cina abbia da poco approvato una bozza di legge che include il bando immediato del consumo di carne di animali selvatici, insieme alla stretta sul commercio illegale a tutela della vita e della salute delle persone. Stare qua dentro? Sì, non tanto però. A me no. A me è così, è così. Scambia è bellissima, è bellissima. Andiamo anche sul Pappamondo un altro po'. Andiamo a tutte parti, Scambia, quando parlano di Scambia pensano che è male, invece non è vero, bisogna frequentarla. La mia era quella là, però attraverso la strada. Capito? Facciamo anche la strada, stava benissimo però, aveva piena di sole, era bella. L'emozione, diciamo, è straordinaria, un'emozione che abbiamo sulla pelle quando vediamo la pinza che oggi, come dire, l'ha immorso al mostro di cemento. Rimaniamo i nostri, come dire, ricordi, anche belli, in questi posti di infanzia che non era normale, però diciamo rimaniamo anche cose che indimenticabili. Le vele di Scambia hanno rappresentato, hanno fatto rappresentare, diciamo, un marchio negativo per come è stato descritto, ma stiamo raccontando un'altra storia, la storia di un popolo che per troppi anni, diciamo, è stato descritto come brutti, sporchi e cattivi, che per troppi anni ha lottato senza riflettori, perché non abbiamo avuto il tempo di raccontare la storia di questo popolo mentre altri facevano libri e facevano business su questo popolo. Io ti ho detto, io abito da molti anni qua, oramai, cioè, anche io sono stato ragazzino, senza un futuro, senza niente, diciamo, giusto? E io lo spero solo per questa nuova generazione. Un problema totale questo lavoro, diciamo che non c'è niente, se non c'è lavoro non c'è vita per me, non c'è niente. Questi ragazzi, diciamo, cioè questi ragazzini che hanno i padri, diciamo, che non lavorano, ma che fino devono fare? Mi dai una risposta, dico, che cosa si deve fare per dare un futuro a questi ragazzi? Io non sono un spacciatore, io non ho mai fatto queste cose, non mi interessa, per l'amor di Dio. Però io non credo che il problema è la piazza di spaccio. Anzi, secondo me, è la piazza di spaccio che mantiene queste cittadine qua. Te lo dico pure, te lo posso confermare, è la piazza di spaccio che mantiene queste cittadine per dare a mangiare queste cittadine. Io credo così, perché non c'è un lavoro, non c'è niente. Perché si vogliono fare un accanimento su queste piazze di spaccio? Ma la piazza di spaccio non è che tu togli la piazza di spaccio, hanno risolto il problema. Ma il problema si degenera perché queste persone devono mangiare. Dagli un posto di lavoro a queste persone. Dagli un posto di lavoro e vedi che le piazze di spaccio non ci sono più. Vogliamo il lavoro, regali non li vogliamo. Basta, siamo stanchi. Questa è la lotta alle vele. Basta, questo è Scambia. Oggi è davvero una giornata bella, bella per tutta Napoli, per questo quartiere, ma io penso per tutto il paese.
ma è soprattutto la vittoria degli abitanti delle vele. Non so quanti possono capire che significa rimanere a vivere in queste case mantenendo la dignità, mantenendo l'umanità e mantenendo anche l'onestà, quando la narrazione mondiale ti vuole far vivere nell'equazione vela è uguale Gomorra, vela è uguale Camorra. Noi sappiamo perfettamente che la Camorra c'è a Napoli, c'è a Scampia come sta negli altri quartieri, come le mafie ci sono in tutta Italia, ma io credo che bisogna ringraziare queste persone che, lasciate nel degrado per tanti anni, hanno lottato per la giustizia, per i diritti e per una Napoli migliore. È una lotta che continuerà, è da 40 anni che stiamo combattendo, ma non finirà qua. Continueremo fin quando non abbatteremo le tre vele e fin quando non daremo una casa dignitosa a tutte le persone che abitano ancora nelle vele. Noi occupati sì, rischiamo. Rischiamo perché non abbiamo residenza, non abbiamo nulla. Ma tu da quanto tempo è che abiti qua? Sono 4 anni. Ma c'erano appartamenti liberi e siete venuti qua così? Sì, era libero. Avevo dei bambini, stavo in mezzo alla strada e sono entrato. Allacci abusivi, ovviamente. Tutto. Chi è che non ha allacci abusivi? 100 famiglie, sono 4-5 che hanno allacci buoni. Voi avete provato ad agganciare il sindaco che era qua e fargli presente questo problema? Sì, l'abbiamo fatto, ma no, dicono che non vuole sapere niente. Ci vuole buttare fuori, ma non ci riuscirà. Non lavoro e non posso pagare l'affitto. Io ce l'ho un mestiere, carpentiere, è il mio mestiere, sì. Però purtroppo l'edilizia non è più come prima, è solo a spasso. Tutto quando la buttano giù e devono costruire, e là servono di più carpentieri. Tenetemi presente. Qua abbiamo fatto applicare una legge sociale che il 30% chi lavora su questa zona, su questo deve essere della zona, il 30% però, come siamo entrati noi nella ditta, perché noi siamo disoccupati della zona e dobbiamo lavorare anche noi. Abbiamo vinto una battaglia, eppure la dignità, è la prima cosa, la dignità è il lavoro, perché senza lavoro non si può andare avanti, non c'è nemmeno nessuna dignità. Crollo delle prenotazioni ai rischi per l'export di vino. L'epidemia coronavirus sta insidiando da più fronti l'economia italiana, ma quanto rischia di perdere il nostro sistema economico? Turismo, fiere specializzate, commercio, agricoltura sono minacciati prima di tutto i ritmi di crescita già fiacchi del nostro sistema economico nazionale. Quello che sta succedendo oggi in Italia è un fatto che non ha precedenti, neppure nel 2001 dopo l'11 settembre si è verificato un crollo così verticale di fatturato e di prenotazioni per il futuro prossimo, parlo tra marzo e maggio. Il coronavirus esploso nella seconda economia mondiale, quella cinese, diffuso al globo intero, ha portato pertanto l'OCSE a tagliare di 0,5 percentuale le stime di espansione generali per il 2020. Per l'Italia si annuncia un anno a crescita zero, per l'organizzazione parigina il più grande pericolo della crisi finanziaria. Il problema del nostro paese che veniamo da un 2019 non brutto ma direi pessimo, per usare un eufemismo, l'ultimo trimestre negativo per 3 decimi, quasi certamente saremo in recessione tecnica nel primo trimestre di quest'anno e probabilmente oltre lo 0, addirittura -0,1, -0,2 nel 2020 non andremo. La psicosi, gli inviti a non venire in Italia, diramati da alcuni paesi stranieri, rischiano poi di avere un impatto pesante sul settore del turismo. Confturismo stima un'affluenza di 22 milioni di turisti in meno nei prossimi 3 mesi.
gli imprenditori, se per un certo periodo fanno fatturato zero, come sta accadendo, bisogna dirlo con la massima tranquillità, come sta accadendo per tante imprese della ristorazione soprattutto e degli alberghi, allora saranno costrette a licenziare. Quindi invece se c'è un po' di ammortizzatore sociale come la cassa in deroga, questo può aiutare. Cosa vuol dire questo sul piano metanazionale e sovranazionale? Che bisogna pensare sempre molto lucidamente, molto tranquillamente, a una richiesta di minima ulteriore flessibilità in chiave europea. Parlando di vendite oltre confine, un'altra vittima rischia di essere il Made in Italy nell'agroalimentare, per non parlare della situazione a rischio delle 500 aziende agricole e delle stalle situate all'interno della zona rossa, che contano circa 100.000 capi di bestiame, che hanno bisogno ovviamente di una costante e adeguata assistenza. Ci sono delle grosse difficoltà per le aziende agrituristiche, perché come tutti gli altri operatori del settore turistico hanno un numero di disdette che è veramente preoccupante, e quindi possiamo parlare di mancate presenze che ci potranno essere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, addirittura per le vacanze estive. E poi per il resto adesso bisognerà vedere cosa succede dal punto di vista del commercio internazionale, se questo tipo di fenomeno verrà a rallentare le nostre esportazioni. Abbiamo già visto ad esempio a gennaio che sono calate le esportazioni verso la Cina dei prodotti agroalimentari italiani del 11,9%, e quindi questo tipo di fenomeno potrebbe rallentare ulteriormente quelli che sono gli scambi commerciali. Per concludere, secondo l'OCSE il Covid-19 ha già generato molte sofferenze umane in primis, ma il contraccolpo economico è altrettanto chiaro, soprattutto perché a differenza di quel che venne a inizio millennio con la SARS, la Cina ha guadagnato un ruolo più che centrale nello scacchiere globale. Carisma, potenza scenica e appeal. I Pink Floyd Legend sono a Roma al Teatro Olimpico con Shine, Pink Floyd Moon, l'opera rock diretta da Misha Vanek e interpretata dai ballerini della compagnia Daniele Cipriani. Un confronto con i padri entusiasmante. Come mi suonano adesso i Pink Floyd a 40 anni, non mi suonavano a 20 anni, quindi ogni volta ci trovi la nota diversa e ci metti la stessa però passione nel riproporre qualcosa che per noi è sempre sacro. Noi lo riproponiamo sempre in maniera molto, 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 molto fedele. Musica senza tempo, transgenerazionale, unisce genitori e figli in un'unica grande passione. Penso che i Pink Floyd sono trasversali, prendono il quindicenne, prendono la persona più agea. Quindi riprendiamo un gruppo che passerà alla storia, tra 50 anni l'ascolteremo, tra 70, tra 100, noi non ci saremo, come una sorta di musica classica. Non voglio fare paragoni con Beethoven, Mozart, sono troppo grossi, però ascolteremo queste composizioni pop, rock, come noi adesso ascoltiamo un pochino la grande musica classica. Troppo spesso si dimenticano brani e autori osannati, anche se per brevi stagioni, da critica e pubblico. I Pink Floyd resistono invece al tempo e alle mode. Ma sicuramente la composizione è importante, la composizione e anche i contenuti, perché i contenuti musicali, quello è un binomio, no? Insomma, c'è la musica, ci sono le parole. Quei temi che hanno toccato i Pink Floyd in 40 anni sono temi assolutamente importanti, sono temi anche forse forti, pesanti, l'incomunicabilità piuttosto che i soldi, piuttosto che l'amicizia, sono temi che rimarranno per sempre. Pink Floyd sperimentatori e innovatori di un teatro d'arte completo, ieri come oggi. I Pink Floyd hanno fatto veramente tanto, perché anche quando Antonioni li chiamava a fare le colonne sonore, loro hanno sperimentato tutto. Hanno fatto un qualcosa di simile nel 72 insieme a Roland Petit, che era un grandissimo della danza, però era comunque, come diceva Misha Vanek, era staccata, c'erano loro che anche in maniera forse un po' egocentrica ballavano dietro, e c'era Roland Petit che coreografava davanti con questo balletto più classico. Noi abbiamo fatto un qualcosa di diverso, l'abbiamo messo un pochino tutto insieme, abbiamo messo insieme tre arti, la danza, la musica e il teatro, non inteso come teatro classico, ma la teatralità dei gesti che vanno a comporre questo spettacolo.
Un matrimonio riuscito, quello tra la musica e il movimento nell'opera rock firmata dal grande regista e coreografo di origine russa. È stato un matrimonio riuscito. Io anche, no, non che fossi scettico, però io ho sempre, come ti dicevo all'inizio, è sacra la musica di Pink Floyd, ho sempre presa e riproposta in maniera precisa e fedele. Avevo un po' paura di mettere insieme la musica con la danza, quando mi è stato proposto sono andato lì con i piedi di piombo, ci ho sentito, ascoltato. Alla fine di ogni spettacolo mi dicono che è emozionante, è veramente straordinario ed emozionante, quindi l'esperimento è riuscito.